Cominciamo la nostra parola di oggi, fratelli. Io voglio parlare con voi oggi di questo tema: case trasformate dal Vangelo, famiglie trasformate dal Vangelo. Cosa succede quando Gesù entra in una casa, in una famiglia? La prima cosa che possiamo dire, fratelli, sorelle, amici, è che la parola di Dio è davvero rilevante. La parola di Dio guarisce, la parola di Dio libera, la parola di Dio trasforma. Mentre noi ascoltiamo la parola di Dio, se noi porgiamo l'orecchio alla parola di Dio, nello stesso istante catene sono spezzate, schiavitù sono annullate, perché la parola di Dio ha questo potere. Quando la parola di Dio entra nella tua casa, nella tua anima, accadono miracoli, accadono miracoli. Dove il Vangelo di Gesù arriva, arriva anche la trasformazione. La trasformazione, che Gesù ha questo potere, è la più grande notizia che possiamo avere, ed ha il potere di trasformare. Dato che il nostro Redentore, come dicevamo prima, vive, e quelli che credono in Lui vivono anche loro. Vivono anche loro. Io volevo vedere con voi una carrellata lungo la scrittura di casi, o meglio di case, in cui il Signore Gesù entra. E cosa succede quando il Signore entra in una casa, in una realtà familiare? Certamente la prima cosa che possiamo dire è che non è possibile, è impossibile avere un incontro personale con Gesù e rimanere gli stessi. È impossibile. Una persona che incontra Gesù, che ascolta la parola di Dio, ha soltanto due opzioni: o accetta il messaggio del Vangelo e esce guarita, trasformata, salvata, migliore, oppure lo rifiuta ed esce indurito, ancora più peccatore di prima, totalmente perduto. Non c'è una via di mezzo. Non è possibile rimanere indifferenti, rimanere gli stessi all'ascolto del Vangelo, della parola. Non è possibile, è impossibile incontrarsi con il Redentore, con l'autore della vita, con il creatore dell'universo e rimanere uguale a prima. O una strada o l'altra. Vediamo il caso, prendete Giovanni capitolo 2, Giovanni capitolo 2, leggerò solo il versetto 3. Giovanni capitolo 2 è il primo miracolo di Gesù, sono le nozze di Cana di Galilea. Il versetto 3 dice: venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino, non hanno più vino. Qui una nuova famiglia si sta formando, qui si celebra un matrimonio, una nuova famiglia sta nascendo e il Signore Gesù entra in questa casa, entra in questa famiglia ed è presente quando il problema si presenta, quando il vino nella festa viene a mancare. Voi sapete che nella cultura ebraica il vino era simbolo di allegria e che non poteva mancare durante una festa di matrimonio che duravano 7 giorni, ma non poteva mancare cibo, non poteva mancare gli elementi della festa, perché questo significava disonore per il padre, per il padrone di casa, per la famiglia ospitante.
E qui si presenta un problema, il vino viene a mancare, ma Gesù è presente, viene pregato da Maria di intervenire. Gesù dice: donna, non è ancora arrivata la mia ora. Ma Gesù interviene perché Gesù è presente quando il problema si presenta, e Gesù è presente quando il problema si presenta perché è stato invitato. Il testo dice che lui è tra gli invitati, la sua famiglia è tra gli invitati. E quando il Signore entra nella nostra casa, rinnova la nostra gioia, la festa, la celebrazione, l'allegria in casa tua non finiscono mai. Se tu inviti Gesù a far parte del tuo matrimonio e della tua casa e della tua famiglia, con il matrimonio si costituisce una famiglia, ti troverai a celebrare Gesù in ogni momento, in ogni cosa, più gioia, più allegria pura in casa tua. E vedete che quando portano il vino che Gesù ha trasformato dall'acqua al sommelier, all'esperto, al direttore della festa, portano ad assaggiare il vino, questo non ci crede, non crede a quello che sta assaggiando, perché l'uso nelle feste era di dare il vino migliore all'inizio e lasciare poi il vino peggiore alla fine. Ma il maestro della festa assaggia il vino, siamo già alla fine, e Gesù ha trasformato l'acqua in un vino di qualità eccelsa, non si era mai sentito. Con Gesù tutto è nuovo in casa tua, con Gesù il meglio deve ancora venire. Il meglio è lasciato da dopo, parte adesso, comincia ora. Con Gesù la tua vita può diventare adesso un'allegria, una gioia, una pienezza di qualità migliore, della massima qualità, come era della massima qualità questo vino. E ti chiedo: come sta la tua casa? Come sta la tua famiglia? Tu senti bisogno di questa allegria, di questa gioia, di questa pienezza, di qualità superiore? Gesù può portare questo in casa tua. Andiamo a un altro testo, Luca 4. Adesso vedremo una serie di brani in Luca, tutti di Luca, una serie di case dove il Signore Gesù entra. Luca capitolo 4. Leggerò i versetti 38 e 39. Gesù capitolo 4, 38 e 39. Poi alzatosi e uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone, Pietro. Ora la suocera di Simone era tormentata da una grande febbre, e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella subito si alzò e si mise a servire. Amen. Forse una visita casuale di Gesù. Gesù esce dalla sinagoga e entra, come era di sua abitudine a Cafarnao, nella casa di Pietro. Entra in casa e viene avvisato dalle persone lì che la suocera di Pietro era molto ammalata, aveva una gran febbre, e lo pregarono di curarla. E Gesù va in quella casa, casualmente o no, ma specificamente per curare quella persona. Il Signore, quando entra in casa tua e in casa mia, porta guarigione. Vuole entrare in casa tua per guarire ferite familiari, per guarire i dolori dell'anima che a volte i mariti provocano alle mogli, che a volte le mogli provocano ai mariti, i conflitti tra genitori e figli, i conflitti, le sofferenze che i figli causano ai genitori, reciprocamente. E noi pensiamo, fratelli e sorelle,
che le medicine possano risolvere questo tipo di sofferenze relazionali. Se il medico prescrive una medicina, la dobbiamo prendere, ma noi come credenti abbiamo il dovere e abbiamo l'opportunità di credere nella potenza di Gesù Cristo, che va oltre le medicine, i medici e le cure. Se quando Gesù arriva gli dicono che cosa sta accadendo, lo pregano di curare questa donna anziana che aveva la febbre, e noi anche, fratelli e sorelle, dobbiamo chiedere e relazionare a Gesù che cosa sta accadendo in casa nostra, che cosa sta accadendo in casa tua. Tu hai messo ai piedi di Gesù il tuo problema, la sofferenza che c'è nella tua casa, la sofferenza che stanno incontrando i tuoi figli, tu come moglie, tu come marito, l'abbiamo messa ai piedi di Gesù, l'abbiamo raccontata a Gesù, abbiamo parlato con Lui di quali sono le nostre sofferenze. Da quanto tempo noi capi famiglia, noi babbi, non riuniamo la nostra famiglia a sedere e ascoltiamo, per avere un tempo di ascolto su che cosa i nostri figli stanno attraversando, qual è la sofferenza, e aprire i nostri cuori e condividere le nostre sofferenze e presentare questo pacchetto di sofferenze al Redentore, all'unico che può curarle, che può guarirle, che può rimediarle. Da quanto tempo facciamo questo? E lasciando questo testo andiamo un poco avanti, andiamo a Luca 5, Luca 5, versetti 17 e seguenti, versetti 17 e seguenti. Seguite con me, Luca 5, versetti 17 e seguenti. Questo racconto della guarigione del paralitico si trova parallelo, uguale, ma arricchito di alcuni dettagli, Marco 2, Marco 2, quindi Luca 5 da 17 e Marco capitolo 2. E Gesù forse qui si trova in casa sua, a Cafarnao, a Cafarnao. E lui, essendo in casa, la gente si affolla intorno alla casa, si affolla nello spazio antistante alla porta di casa, entrano in casa e c'è gente ovunque, c'è gente fuori, c'è gente dentro, e quelli che arrivano da fuori non riescono ad entrare per il gran numero di persone che sono lì per ascoltare la parola di vita di Gesù, gli insegnamenti di Gesù. Ma all'improvviso c'è un paralitico con i suoi amici che fremono dal desiderio di mettere il malato, di mettere il paralitico davanti a Gesù, credendo che quell'uomo potesse fare qualcosa, credendo che quell'uomo non era solo un uomo, ma era il figlio di Dio e aveva potere sulla malattia, sulla vita, sulla morte. Ma non riescono a passare. Allora gli amici, che amano questo malato, prendono una decisione drastica, decidono di salire sul tetto, aprire uno spazio nelle tegole, tolgono le tegole dal tetto e calano il paralitico dal tetto davanti a Gesù. E quando Gesù lo vede arrivare dal tetto, non dice: che cosa sta facendo, questi sono pazzi. Forse è quello che avrei detto io: questi sono matti, state rovinando la casa, come vi permettete? No, Gesù non dice questo. Quando arriva il paralitico, il malato, alla sua presenza, lui, la prima cosa che dice: i tuoi peccati sono perdonati. E i farisei, gli scribi che sono lì,
dicono: chi è questo che dice di perdonare i peccati? Certamente non è quello che dice di essere, non può essere il profeta che dice di essere, perché sta bestemmiando Dio. Solo Dio può perdonare i peccati. Come si permette di dire questa cosa? E Gesù, allora, che conosce i pensieri dei cuori degli uomini, dice: forse voi non credete a questa cosa del perdono dei peccati, e che io ho il potere di guarire l'anima delle persone, perché non vedete, perché è una cosa che non si vede. Il perdono è una cosa che non è tangibile, non è visibile. Allora, siccome voi non credete a questa cosa che non si vede, io farò adesso una cosa che potete vedere. E dice al paralitico: che cosa è più facile, perdonare i peccati o dire alzati e cammina? E ordina: alzati e cammina, sii guarito dalla tua malattia fisica. E questo prende il suo lettuccio e va e cammina, fa un salto e cammina, ed è guarito. Ma il Signore ci vuole dare: entra nella tua casa come con questo paralitico, e nella tua casa vuole prima di tutto guarire la nostra malattia spirituale, vuole riconciliarci con il Padre, vuole darci una speranza di salvezza, una certezza di salvezza. E entrando in casa sua, tua, il Signore vuole restaurare, vuole guarire malattie, infermità spirituali, emozionali, relazionali. Per favore, fratelli, non mettete limiti all'opera di Dio, all'opera del Redentore. Forse alcune volte noi pensiamo: sì, questa cosa sono sicuro che il Signore la può fare, Gesù la può fare, quest'altra cosa la può fare. Ah no, ma questa no, questa è troppo difficile. Questo mio problema, questa mia malattia, questa mia difficoltà, questa mia frattura relazionale, no, questa è troppo difficile per Gesù. Non mettete limiti, non mettiamo limiti. Ragazzi, giovani, voi giovani, non mettete limiti a Gesù nella vostra vita. Può fare qualsiasi cosa, incontrare tutti i vostri desideri, realizzare i vostri sogni di pienezza, di amore vero, di amore totale, totalizzante, radicale, di farvi soldati dell'amore. Non mettete limiti. Gesù entra in casa e guarisce, restaura. Se tu pensi che Gesù non possa fare alcune cose, significa che non conosci chi è Gesù, non conosci ancora il Redentore. Allora lo devi conoscere. Non mettere limiti, invitalo, invitalo in casa tua e vedi che cosa può fare, perché niente è impossibile per lui, non esiste l'impossibile. Siamo noi uomini e donne che loghiamo le cose come facili e difficili. Se io ti dico: Gesù ti può guarire da un mal di testa, tu pensi: sì, certamente Gesù lo può fare. Se io ti dico: Gesù ti può guarire da un cancro, subito tu pensi: no, 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 questo è troppo difficile, la scienza dice che col cancro si muore. Noi cataloghiamo facile e difficile, Redentore è tutto uguale, è tutto uguale, è tutta la stessa cosa. La sua volontà sarà sempre fatta. Implora, invitalo, prega, e il Signore può fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. E queste persone, in questo episodio, c'era tanta gente, e quelli che erano fuori, guardate bene, avevano più fede di quelli che erano dentro. Quelli che erano fuori volevano portare il paralitico a Gesù e non si fermano davanti a nessun ostacolo. Per favore, acquisiamo questa attitudine, fratelli, l'attitudine di voler incontrare Gesù, di voler portare le nostre malattie, e l'attitudine di intercedere,
intercessione tra fratelli, intercessione in casa, nella nostra famiglia. Tu hai un problema relazionale con tuo marito, con tua moglie, con tuo fratello, con tua mamma, con tuo babbo. Porta il problema a Gesù, perché tu non puoi risolverlo. Come loro hanno portato il paralitico, hanno guardato il paralitico, hanno detto: chi è qui che può guarire questo? Noi? Io? No. Lo porto da chi può farlo. Portate il vostro problema ai piedi di Gesù. Porta la persona in casa tua, la persona che sta soffrendo, non vuole entrare nella sua vita con la spada, con il lanciafiamme, con la mancanza di tatto, come sempre facciamo. Hai un'arma migliore, hai una soluzione migliore, hai un'arma più efficace. Portala a Gesù, presenta Gesù. Non voler essere te quello che risolve, non voler essere te quello che entra uniti come nel calcio a gamba tesa nella vita delle persone. Usa tatto, usa preghiera, usa misericordia, parla con Gesù, porta la persona il problema a Gesù. E allo stesso tempo queste persone non riuscivano ad entrare in casa, e io ti chiedo: c'è qualcosa in casa tua che ti sta rendendo difficile di andare a Gesù? Ti devi concentrare sull'obiettivo, fratello, amico, l'obiettivo di andare a Gesù. Se no, il telefono, WhatsApp, le preoccupazioni, l'ansia da risultato, le persone ti impediranno di andare a Gesù, ti impediranno di avere un colloquio con Lui, un tempo con Lui. Prenditi un tempo per parlare con Gesù, è una questione di perseveranza. Nel nome di Gesù, se necessario, fai un buco nel tetto, passa dal tetto, ma vai a Gesù, non ti arrendere. Lui non si scandalizzerà della tua perseveranza, dei tuoi sistemi bruti per arrivare a Lui. Lui appena ti vedrà ti dirà: i tuoi peccati sono perdonati. Vai, alzati, sii guarito. Andiamo un altro un pochino più avanti, sempre il capitolo 5, versetto 27. Qui Gesù entra in un'altra casa. Qui Gesù è nella casa di un ragazzo che si chiama, è sempre capitolo 5 di Luca, dal 27. Capitolo 5 di Luca, stiamo sempre su Luca da ora in poi. Capitolo 5 di Luca, versetto 27. Qui Gesù entra nella casa di un ragazzo che si chiama Levi. Questo ragazzo è Matteo. E Matteo è seduto, Matteo è un esattore delle tasse. È un po' come, per attualizzare la questione, quando vi suona il campanello a casa la gente dell'Agenzia delle Entrate, no? Di Equitalia. Mamma mia, io non ci penso neanche a farle entrare, no? Perché chissà che notizie mi porta. No, l'agente delle tasse, immaginate come le persone lo vedevano. E in più, come aggravante allora, la riscossione delle tasse funzionava così, che la riscossione delle tasse era fatta da giudei locali, contrattati, assunti dai romani, dall'impero romano, dalla prefettura romana, e loro riscuotevano le tasse al loro popolo per conto di Roma. Quindi erano visti come traditori, e non solo traditori, erano anche notoriamente truffatori. Perché truffatori?
Perché Roma diceva questo: ok, tu sei il mio agente delle tasse a Cafarnao, tu devi riscuotere le tasse dalla gente per me, però funziona così, che io voglio 100 e tutto quello che prendi in più è tuo. Okay? Quindi questo era il funzionamento della riscossione delle tasse. Immaginate come queste persone erano visti, erano considerati peccatori pubblici, per questo erano chiamati pubblicani, peccatori pubblici, perché loro stavano con il loro banchino sulla strada, quindi perpetravano le loro truffe ai danni del loro popolo, dei loro concittadini, pubblicamente per la strada, e nessuno gli poteva fare niente perché erano protetti da Roma, pubblicani. E Gesù entra, vede Levi, vede Matteo, mentre sta passando seduto al banchino delle tasse, e gli dice una cosa sola: seguimi. Matteo, lasciato tutto, non può resistere alla chiamata efficace del Signore, lascia tutto e lo segue. E cosa fa Matteo? La vita così trasformata in poco tempo, in una giornata, è così trasformata, è così cambiata, il suo cuore è così radicalmente diverso dall'incontro con il Salvatore, con il Figlio di Dio, con il Redentore, che la prima cosa che lui fa è da una festa a casa sua, chiamando tutti i suoi amici pubblicani, tutti i suoi colleghi. Una grande festa, dice il testo, perché lui è cambiato radicalmente e invita Gesù. Immaginate, Gesù a questa festa di agenti delle tasse, tutti pubblici peccatori, tutti perduti, tutti irrimediabilmente perduti, e i farisei, gli scribi dicono: chi è costui che mangia con i peccatori? E Gesù, che conosce i cuori, che sa perfettamente che cosa io sto pensando e cosa tu stai pensando in questo momento, dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti al pentimento, ma i peccatori. Sono venuto esattamente per loro. Allora tu pensi che il Signore Gesù entra, tu puoi pensare che il Signore Gesù non entri in casa tua perché ti senti indegno. Tu puoi pensare: no, certamente Gesù non entrerà perché ho fatto questo, ho fatto quello. Guarda che casa che ho, guarda che situazione, guarda che peccati, guarda che tragedie, infedeltà, ribellioni, furti, ladrocini, peccati di ogni tipo. No, 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 è esattamente lì che Gesù vuole entrare, per guarire, restaurare, mostrare la sua gloria. È venuto esattamente per questa casa, la casa del peccatore. Se tu pensi di essere indegno, se tu pensi di non essere meritevole che Gesù entri in casa tua, è esattamente lì che Gesù vuole venire. Esattamente lì. Il Signore ha portato perdono alla casa di Matteo e lui vuole portare perdono alla tua casa. Vuole che siamo perdonati, perché quando siamo perdonati impariamo a perdonare i fratelli, i familiari, gli altri. Hai bisogno di perdonare persone della tua casa, parenti, amici, e il Signore ti dà il suo perdono. Andiamo un pochino avanti ancora, Luca 7, dobbiamo completare questa carrellata, vedere cosa Gesù fa quando entra in una casa. Luca 7, 36 adesso, Luca 7, 36. Luca 7, 36.
troviamo Gesù in casa di Simone. Simone è un fariseo, un uomo religioso. I farisei, gli scribi, erano i religiosi di quel tempo, i credenti di quel tempo. E Gesù è invitato a pranzo. Ora voi dovete sapere che il costume dell'epoca, quando si veniva invitato qualcuno in casa, il costume dell'accoglienza era che il capo, il padrone di casa, l'anfitrione, il padrone del pranzo, della casa, dell'invito, offrisse prima di tutto un bacio di accoglienza all'ospite e poi acqua per lavare le mani e i piedi prima di mettersi a tavola. Questo era il costume dell'epoca. Ma Simone non ha fatto questo con Gesù. Vedete dal testo, Simone ha pensato che Gesù fosse uno qualunque, uno qualsiasi. Lo ha invitato ma non gli ha dato il bacio dell'accoglienza, gli ha dato acqua per le mani, per i piedi. Ma all'improvviso, mentre Gesù è a tavola, una donna con un vaso di olio profumato in mano arriva da dietro. E questa donna si inginocchia ai piedi di Gesù e comincia a piangere copiosamente, a singhiozzare ai piedi di Gesù. E questa donna bagna i piedi di Gesù con le sue lacrime. E questa donna asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli, come se fossero un asciugamano. Allora Simone pensa, certamente se questo fosse il profeta che dice di essere, non permetterebbe, sapendo chi è questa donna, che era una peccatrice pubblica, non gli permetterebbe di fare questa cosa, non accetterebbe quello che questa donna sta facendo. E il Signore, che conosce i nostri cuori, perché Simone aveva solo pensato questa cosa, gli dice: Simone, ho una cosa da dirti, ho una cosa da dirti. Quando sono venuto in casa tua, tu non mi hai dato il bacio dell'accoglienza e questa donna non ha smesso per un istante di baciare i miei piedi. Quando sono entrato non mi hai dato l'acqua per le mani, per i piedi, ma lei ha bagnato i miei piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. In verità ti dico, dice Gesù a Simone, a chi è molto perdonato, molto ama. A chi è perdonato poco, poco ama. E quando Gesù entra in casa nostra, noi fratelli, amici, dobbiamo riceverlo con la giusta riverenza, con santo timore, e dobbiamo metterci ai suoi piedi, come quella donna che lei ha unto i piedi di Gesù con il profumo carissimo che aveva nel vaso che si era portata dietro, dopo averli asciugati con i capelli, ha unto i piedi di Gesù, lei ha unto i piedi di Gesù. Ma chi è uscita unta da quell'incontro è stata lei, unta dallo Spirito Santo, unta dalla trasformazione della persona di Gesù, unta dall'incontro con il Salvatore e con il Redentore. Il Signore Gesù è Dio, è unigenito del Padre, è colui che era, che è e che viene. Non è uno qualsiasi che noi possiamo mettere in casa nostra senza la dovuta accoglienza, la dovuta considerazione. Come hai ricevuto Gesù a casa tua? In che posto lo hai messo di casa tua? Come ti regoli con te stesso, con il tuo corpo, sapendo che tu sei la casa dello Spirito Santo, che sei la casa del Signore Gesù? Che tipo di accoglienza vuoi dare a Gesù con il tuo corpo? Come stai curando questa casa che è Tempio di Gesù? Andiamo un pochino avanti, capitolo 8 di Luca, versetto 40. Luca 8, versetto 40.
Gesù entra nella casa di Jairo. Jairo, il capo della sinagoga, la maggiore autorità giudaica della città, il capo della sinagoga. E Gesù era per strada e mentre lui sta camminando arriva Jairo, il capo della sinagoga, e si getta ai suoi piedi. Per favore, fratelli, visualizzate questa scena. Il capo della sinagoga che si getta ai piedi di quello che nel suo ambiente era ritenuto un impostore, un bestemmiatore, uno che diceva che si arrogava il titolo di figlio di Dio, bestemmiando. Ma lui ha una sofferenza. La sua bimba di 12 anni sta morendo. E per essere l'uomo più importante della città, ricco, certamente ricco, c'è da credere che avesse già provato tutti i sistemi, tutti i modi, tutti i medici per curare questa bambina. Ma stava morendo, non ha altre opzioni, non ha altre possibilità, ma ha sentito parlare di Gesù. E si getta ai suoi piedi e gli chiede di andare a casa sua per guarirla. Gesù immediatamente dice: andiamo. Gesù non sta pensando: ah, ma questo è di quelli che mi diffamano. Ah, ora tu hai bisogno di me. Ah, guarda un po' la vita come ganza. Come facciamo noi, no? Quando un nostro nemico, qualcuno che non ci sta, ci chiede qualcosa, ah, ora, tu sei venuto, ora tocca a me. Gesù non sta dicendo: ah, ma tu sei di quel partito che sta dicendo che sono un bestemmiatore, sono il figlio di Dio, e tu stai dicendo che sono un bestemmiatore, che devo essere messo a morte. Andiamo. Lui si è gettato a terra ai suoi piedi. Quando è che Gesù ignora una richiesta di aiuto sincera, di un cuore sincero? Quando è che Gesù nella storia ha mai ignorato una richiesta accorata di un cuore rotto d'aiuto? Da qualunque parte, da qualunque persona, da qualunque origine sia venuta? Mai. Il nostro problema è esattamente quello: avere il cuore rotto che serve per garantire l'intervento di Gesù. Abbiamo il cuore rotto, ricorriamo a Gesù come Jairo, il capo della sinagoga, gettandoci ai suoi piedi, manifestando concretamente il suo pensiero. Qual è il suo pensiero? Solo tu puoi fare qualcosa per la mia situazione, per me. Hanno provato tutti, nessuno ci è riuscito. Solo tu puoi. Solo tu puoi. Jairo dice: andiamo. Lui e Gesù dice: andiamo. E mentre cammina verso la casa di Jairo, Gesù viene fermato da una donna che ha perdite di sangue da anni. Lui si intrattiene con questa donna, con l'emorroissa, e perde tempo, tra virgolette, o comunque impiega un tempo che non sappiamo quanto è. Quando Gesù ha guarito l'emorroissa, sta riprendendo il cammino verso la casa di Jairo, arrivano i servi dalla casa e dicono: lascia stare il Signore, non importunare più, la bimba è morta, non c'è più niente. Se la tua situazione è arrivata a questo epilogo, se tu sei in questa situazione per qualcosa nella tua vita e tu pensi che non ci sia più soluzione, più chance, perché la tua situazione è morta,
è senza soluzione. Ascolta cosa Gesù dice a Jairo in questo momento. Gesù dice: non ti preoccupare, non temere, soltanto abbi fede, soltanto credi, credi. E Gesù continua e va in casa, arriva in casa e Gesù prende da parte i genitori e entra dentro e dice: dov'è la bimba? E tutti: è morta. Chi piange da una parte, chi piange dall'altra, tutti disperati. E Gesù dice: non è morta, dorme. E tutti si mettono a ridere, lo scherniscono, perché la bimba è morta. Arriva uno che dice: non è morta, dorme. Allora la gente ride, perché sta pensando: questo non ne sa niente di morte, non sa nulla della morte, questo è fuori di testa, non sa cosa vuol dire morire, perché la bambina è morta, e quindi non sa niente di morte quest'uomo. E Gesù dice: la bambina dorme. E prende i genitori, il babbo, la mamma della bimba, prende Giacomo, prende Pietro, Giovanni e Giacomo, lascia tutti gli altri fuori. Non vuole che nessuno che non possa credere entri. Lascia fuori quelli che non possono credere, i genitori e Giacomo, Giovanni e Pietro. E va dalla bimba, e alla bimba Gesù ordina: ragazza, io ti ordino, alzati. E lo spirito di Dio rientra in lei, e la bimba si alza. Viva, perché l'incontro con il padrone della vita non può che finire in questo modo. Il Signore entra per portare vita, e entra nella mia casa, nella tua casa, per portare vita. E quando il Signore entra per portare vita, le possibilità sono infinite, non ci sono limiti. Per chi riceve Gesù, riceve la sua parola, possiamo smettere di camminare confidando nelle ideologie, perché questa è la verità, è la parola di Dio, questa è la parola di vita, questa è la verità, e noi possiamo confidare in questa verità. Possiamo smettere di camminare incerti avendo fiducia nelle ideologie. E chi riceve Gesù è saldo in questa verità, lui e la sua casa. E come Gesù ha fatto lasciando fuori da quella stanza chiunque non potesse credere, quando Gesù entra in casa mia, in casa tua, ti chiede una cosa molto semplice: lascia fuori ogni tipo di incredulità, lascia fuori la sfiducia, lascia fuori la mancanza di fede, credi. La tua situazione è disperata? La parola di Gesù per te oggi è: credi solamente, credi soltanto, stai fermo nella promessa di Dio, nella verità, e qualsiasi menzogna, se stai fermo nella verità, qualsiasi menzogna che può entrare in casa e distoglierti da Gesù sarà lasciata fuori da casa tua. Gesù lascia fuori quelli che lo schernivano, perché pensavano: questo non sa niente della morte. E in un certo senso è vero, perché Gesù avrebbe potuto dire: sì, è vero, voi sapete tutto della morte, io so tutto della vita. Ed ecco qua che io la ridò a questa ragazza, perché lo voglio fare. E perché il suo babbo me l'ha chiesto inginocchiato, con il cuore rotto. E qualsiasi menzogna non entra in casa tua se tu stai nella verità. Pornografia, gender, idolatria al denaro, qualsiasi cosa che schiavizza la tua casa, se stai in questa verità, tu hai il potere, come ha fatto Gesù, di lasciarla fuori. Tu hai, con la parola di Dio, con la scrittura, tu hai in mano il telecomando di casa tua. Tu decidi qual è la trasmissione che si vede sugli schermi di casa tua. Tu decidi che il computer, il cellulare può essere usato per il tuo bene e per il bene del regno di Dio. Non sono più strumenti di morte. La tua casa è di Gesù.
Perché Gesù, come ha fatto in casa di Jairo, può trasformare in qualsiasi istante, in un secondo, un giorno di lutto in un giorno di grande festa, un giorno di morte in un giorno di vita. Andiamo avanti, Luca 10, concludiamo. Abbiate pazienza, è troppo importante. Luca 10, versetto 38. Finiamo 5 minuti dopo oggi. Luca 10, versetto 38. Gesù entra in casa di Marta e Maria e Lazzaro. Gesù, la casa di Marta e Maria era una delle case più frequentate di Gesù. Lui era abituato ad andare lì, a insegnare, a portare l'insegnamento, a portare la parola di vita. E questa volta c'è Maria che si è inginocchiata ai piedi del Signore ad ascoltare le sue parole. E Marta, la sorella, è indaffarata a fare mille cose. Lei è preoccupata, è ansiosa di cose buone. È ansiosa di tutte quelle cose che preoccupano una donna con giudizio nella testa. Cioè voleva preparare il pranzo per gli ospiti, voleva sistemare la casa, rigovernare, fare i letti, era indaffarata, accogliere bene il Signore, i suoi ospiti. E a un certo punto va da Gesù e dice: Gesù, ma vedi mia sorella che sta qui, digli di venire a aiutarmi, non vedi che io sto facendo da sola per accogliervi bene? E qui forse noi qualche volta abbiamo pensato che Gesù potesse dire: Maria, vai a aiutare la tua sorella, che fai? No, sarebbe normale, no? Noi faremmo così, no? Perché poi di fronte agli ospiti, no? La nostra reputazione, la nostra faccia la vogliamo sempre salvare, quindi tu prendi, vai a aiutare il tuo fratello, la tua sorella. E Gesù rompe tutti i paradigmi, come sempre, e dice: Marta, Marta, dice alla lavoratrice, Marta, Marta, ti preoccupi per molte cose, ma in verità ce n'è una sola importante, e Maria ha scelto la parte migliore, e non le sarà tolta, perché ha scelto la cosa giusta. Ascoltare le parole del Salvatore e del Redentore. Allora a volte noi, Gesù con qualche mezzo, con una predicazione, con una parola, con una lettura, entra in casa nostra e noi, affannati dalle preoccupazioni, occupati dai nostri pensieri, occupati dall'ansia dei risultati, Netflix, il calcio, tutti i nostri interessi, preoccupati dalle feste, conversazioni, WhatsApp, interessi, attività, non diamo a Gesù l'attenzione che dovremmo dare. Scegliamo la parte sbagliata. Non capiamo che c'è una cosa sola importante: la sua presenza, la parola di vita. E dalla sua presenza dipende la nostra felicità e la nostra vita. Dobbiamo dare i nostri orecchi a Lui, ascoltarlo con attenzione, i Suoi insegnamenti. Com'è la tua attenzione alle cose di Dio? Sei preoccupato? Sei preoccupata? Sei qui preoccupato da qualcosa? A casa stai preoccupato durante la giornata? Con che cosa? Con cosa sei preoccupato? Per cosa? Quando siamo troppo preoccupati rischiamo di trascurare la parola di Dio, rischiamo di perdere il meglio, la parte migliore, che è la sua presenza, la sua parola. Luca 19, Luca 19, stiamo arrivando alla fine. Luca 19, Gesù entra nella casa di Zaccheo. Zaccheo era un uomo piccolino, anche lui pubblicano come Matteo,
un uomo piccolino, bassino, che aveva però il desiderio di incontrare Gesù. E quando Gesù passa per la strada, lui decide, intelligente com'era, di salire su un albero per vederlo meglio, per vederlo in riservatezza. Dice: io salgo qui, mi metto qui tra le frasche dell'albero prima che lui venga, nessuno mi dirà niente, ma posso vedere Gesù. Lui era un uomo perduto, non aveva più speranza, e Gesù passava dalla sua città, Gerico, e lui sale sull'albero, ma Gesù, secondo voi, lo vede o no? Gesù lo vede, perché lui era andato a passare da Gerico per Zaccheo, perché dice: io oggi devo venire a casa tua, una parola si deve compiere, una salvezza si deve compiere. Lo chiama e Gesù entra in casa di Zaccheo, e la trasformazione di Zaccheo è così grande che lui dice: io oggi decido che restituirò 4 volte tanto di tutto quello che ho rubato come pubblicano, 4 volte tanto, e decido che darò la metà dei miei beni ai poveri, la metà delle mie ricchezze, e lo decido ora. E Gesù entra nella vita di Zaccheo e la prima cosa che accade è la sua trasformazione in relazione al denaro, alla ricchezza. Quando Gesù entra in casa nostra, fratelli e sorelle, il nostro concetto di uso del denaro, il nostro concetto delle finanze della casa, cambia radicalmente. Cambia radicalmente, perché tutto diventa suo, tutto è grazia e tutto è suo. E siamo liberati da quella schiavitù. Non a caso Gesù ha detto: non è possibile servire 2 padroni, Dio e il denaro. E non a caso la parola di Dio dice che il denaro è la fonte di ogni male, perché il cuore dell'uomo è naturalmente portato ad attaccarsi al denaro come a una certezza della vita. Il nostro cuore si attacca lì come una fiovra, come un polpo, si attacca al monte, ai soldi. Gesù entra in casa tua e ti porta la libertà sull'utilizzo del denaro. Non dipendi più dal denaro, cambia tutto, tutto quello che hai è suo. Zaccheo ha incontrato il Redentore, ha incontrato il Salvatore, ha incontrato la vita eterna e non gli importa più niente di tutte le ricchezze che ha fatto disonestamente. Non gliene interessa più. Il denaro è passato in secondo, terzo, quarto piano. E guardate il versetto 10, questo mi interessa. Il versetto 10, perché gli altri gli dicono: ma questo Gesù è entrato in casa di questo peccatore. E Gesù dice, versetto 10: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo. Versetto 10: perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E io ti chiedo: sei tu quel perduto cercato e salvato da Gesù? Vuoi essere tu quel perduto cercato e salvato da Gesù? Anche tu vuoi vedere il Signore Gesù? Invitalo, invitalo a casa tua. Luca 22, per finire, Luca 22, da 7 a 13, Luca 22, da 7 a 13, qui Gesù deve celebrare la Santa Pasqua con i suoi discepoli e manda i discepoli a entrare a Gerusalemme e gli dice: andate a preparare la Pasqua. E loro dicono: ma dove la dobbiamo preparare? E Gesù dice: entrate in città, quando entrerete in città un uomo con un'anfora di acqua vi verrà incontro,
seguitelo fino a casa sua. E quando arriverà a casa sua, gli direte: il maestro ti manda a dire, dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? E così loro fanno. Entrano in città, vedono l'uomo con l'anfora, lo seguono. Quando arriva a casa sua, gli fanno questa domanda. E dice Gesù, egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala ammobiliata, qui apparecchiata. E lì è il posto dove Gesù ha celebrato l'ultima cena con i suoi discepoli, la Pasqua, una cena di comunione, di amore, dove ha dato il più grande insegnamento, Giovanni capitolo 14, 15, 16, 17, che sia mai stato registrato nella storia umana. È interessante che quest'uomo ha riservato per Gesù la stanza più bella, il posto più bello della casa, al piano di sopra, era il piano più areato, più fresco, una grande sala ammobiliata. Quest'uomo che è usato da Dio per l'ultima cena ha riservato il posto più bello. È interessante vedere come l'ultima cena è simbolo di comunione, è comunione, e come questa comunione arriva perché qualcuno ha riservato il posto più bello. Tu hai bisogno di più comunione in casa tua? Tu hai bisogno di più dialogo tra marito, moglie, moglie, figli, genitori e figli, figli e genitori? Qual è il posto che tu hai riservato per Gesù? Sappi che la comunione viene dal dare a Gesù il meglio di noi. Quando tu dai il meglio di casa tua a Gesù, arriva la comunione, più dialogo, restaurazione. Gesù ha accesso a tutti i luoghi di casa tua, a tutti gli scomparti della tua vita? O c'è qualche posto, qualche area della tua vita dove dici, sì, qui Signore entra pure, qui no. C'è qualcosa, qualche stanza della tua casa, della tua vita, dove comandi solo tu? Dove Gesù non è entrato, non comanda? Non hai aperto quella porta per Lui? Che il Signore Gesù abbia posto in casa tua, abbia il miglior posto nella tua vita, nella mia vita, abbia il miglior posto nella nostra famiglia, nel nostro matrimonio, nel nostro lavoro, che Gesù abbia il miglior posto nella tua relazione con il tuo babbo, con la tua mamma, che il Signore Gesù abbia il miglior posto nella tua relazione con i tuoi figli, tra marito e moglie, con il tuo datore di lavoro, tra i fratelli in chiesa, con il tuo pastore, che il Signore Gesù abbia il migliore posto nella tua vita e nella mia vita. In Giovanni 20 c'è un'ultima casa dove i discepoli sono dove Gesù è entrato. Gesù è stato ucciso, è stato crocifisso, Gesù è risuscitato dai morti ed è risuscitato per sempre, per essere eternamente risorto, per essere vivo per sempre. E i discepoli hanno avuto paura. I discepoli sono rinchiusi con la paura in una stanza, perché Gesù è morto. Alcune donne sono venute e hanno detto: nella tomba Gesù non c'era, è risorto, ma loro non gli hanno creduto. Erano donne, avranno visto male. Quelle vedono sempre male, si immaginano le cose, no? La fantasia femminile. E Gesù, loro sono rinchiusi in questa stanza, terrorizzati, impauriti, che quello che aveva detto sono figlio di Dio, quello che aveva detto sono il vostro maestro, quello che era il loro leader, è morto. Allora forse era tutto sbagliato, non era vero niente. E il loro destino immediato, in quel momento, la loro prospettiva migliore era di essere massacrati, uccisi. Massacrati. Come lui.
Allora si rinchiudono in un'attesa. E Gesù, a porte chiuse, sprangate, finestre e porte chiuse, si presenta ai discepoli e dice cosa straordinaria. E dice a me e a te oggi: pace a voi. La mia pace sia con voi, con la vostra casa, nella vostra famiglia. La pace sia con voi. E poi aggiunge: e come mio Padre ha inviato me, io invio voi, ciascuno di voi. E il Signore ha mangiato con loro, li ha incoraggiati. A volte noi siamo rinchiusi dentro la nostra casa, avendo paura di tutto, ma il Signore entra in un modo, in un altro, entra nella nostra casa per portare la pace, perché il nostro cuore possa stare in pace nonostante tutto, nonostante le circostanze. La tua pace, la mia pace, fratelli, non dipende dalle notizie che ricevi, ma dalla presenza di Gesù. Lui è il principe della pace. Allora tu puoi fare una cosa: invitalo, invitalo ora. Mettiamoci in piedi, per favore. Chiudiamo gli occhi, preghiamo, prendiamo la benedizione. Usa questi pochi secondi per parlare con il Signore. Invitalo, invitalo, invitalo nella tua vita. Invitalo nella tua casa. Presenta il tuo problema, presenta quella persona, presenta quella malattia, presenta quello scoglio insormontabile, presenta la tua angoscia, presenta quella relazione rotta, presenta Gesù, parla con Lui. Invitalo nella tua casa, perché Gesù entra in una casa e trasforma tutto, porta gioia, porta incoraggiamento, porta coraggio. Signore, Signore Padre Santo, noi tutti qui, ciascuno qui, ti preghiamo, Signore, che tu ci dia occhi spirituali, che tu continui a camminare con noi, a incoraggiarci, a entrare, a portarci la tua pace, a farci assaggiare la tua pace, la tua restaurazione, la tua guarigione, Signore. Entra nelle nostre case, fai luce, Signore, porta guarigione, porta incoraggiamento dove c'è bisogno, porta salvezza, Signore. Risolvi, Signore, quelle cose che solo Tu puoi fare, che noi non siamo in grado. Incoraggiaci, permettici, Signore, cammina accanto a noi nella nostra vita, permettici di seguirti, permettici, Signore, di assomigliare sempre di più a Te, di essere usati da Te, di avere il cuore in fiamme, il cuore scaldato, il cuore che arde per Te, della Tua presenza, che possiamo, Signore, scegliere Te, scegliere la Tua presenza invece delle preoccupazioni, invece di mille altre cose. Apri i nostri occhi, i nostri orecchi per vedere che tu sei la parte migliore, tu sei la cosa più importante, tu sei il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il nostro Guaritore, il nostro Liberatore. Te lo chiediamo, Signore, prostrati ai tuoi piedi come Jairo, nel nome e per il sangue potente del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.